Una giornata straordinaria per Taurianova, questo lo riferisce il primo cittadino di Taurianova, Rocco Biasi. Una struttura che era stata già capace di ospitare uno dei centri vaccinali migliori della Calabria. Oggi è il servizio del 118 di Taurianova, finalmente un decoro e sicurezza per operatori e con la sinergia con l'ASP. Il comune di Taurianova, grazie anche all'intercessione e all'interessamento del sindaco, ha dato la disponibilità di locali per la postazione del 118 di Taurianova, postazione che strategicamente per noi è baricentrica. È importante perché baricentrica è al centro della piana e ci consente in qualche modo di sopperire alla carenza di organico di medici utilizzando un mezzo di soccorso veloce. I locali che l'amministrazione ha messo a disposizione sono locali bellissimi, complianti, e quindi lavoriamo anche sul benessere organizzativo degli operatori, operatori che fanno un lavoro, esercitano una professione che è Quindi particolarmente aumentano sia difficile. le ambulanze che i medici, gli Le infermieri, ambulanze autisti. aumenteranno perché questo è un progetto della Regione Calabria. Ultimamente sono state presentate 60 nuove ambulanze. Probabilmente la prossima settimana cominceremo ad avere qua le prime ambulanze. Quindi, intanto avremo mezzi nuovi, mezzi performanti, ma questo, l'incremento del numero di ambulanze, dovrebbe tradursi in un incremento di numero di ambulanze anche sul territorio, non medicalizzate perché non ci sono i medici, questa è una, diciamo, una triste realtà, ma nota a tutti, però incrementiamo comunque i mezzi di soccorso e quindi diamo una risposta più Quindi è rapida un primo soccorso all'utente. che arriva dall'utente che chiama e poi verrà E quindi trasferito. viene certamente laddove c'è la possibilità di inviare il mezzo medicalizzato e a Taurianova c'è un'automedica per il soccorso veloce, per l'arrivo immediato del medico. Sì, là dove i codici sono di criticità minore, quindi non sono codici rossi o codici gialli, noi preserviamo il medico lasciandolo a Taurianova e mandiamo l'ambulanza con gli infermieri, infermieri che comunque sono qualificati perché anche a Taurianova c'è il nostro centro di simulazione presso il quale autisti, soccorritori ed infermieri, oltre che naturalmente i medici, fanno sistematicamente dei retraining per cui sono, diciamo, qualificati per il soccorso, per il primo soccorso. Sindaco, quindi abbiamo dato. Una giornata importante per Taurianova, ma per l'intera piana, l'intera provincia, perché noi sulla disponibilità anche dell'ASP abbiamo fornito i locali per attrezzare un'infrastruttura strategica per la salute della comunità, qual è il 118. Quindi siamo lietissimi stamattina che questi locali vengano consegnati al 118, che da qui a breve effettueranno il trasferimento, diciamo, dalla vecchia sede e si ritroveranno in un habitat alberghiero di primo ordine, che è molto importante per il loro benessere psicofisico, visto la tipologia di servizio e di lavoro che andranno a svolgere a favore della comunità. Quindi una giornata importante intanto perché preserviamo questo servizio fondamentale, ma come dice il dottore Minniti, lo implementiamo e lo rendiamo ancora più funzionale rispetto a quelli che sono i bisogni del territorio. Naturalmente non appena tutto quanto sarà pronto, probabilmente avremo l'opportunità di ospitare anche il nostro commissario, la dottoressa Di Furia, in maniera tale, diciamo, che insieme al dottore Minniti e ai suoi collaboratori si possa fare un minimo, diciamo, di inaugurazione anche insieme al personale del 118 e dare, diciamo, la giusta comunicazione rispetto a una notizia positiva, stante sempre il fiorire di notizie negative intorno alla sanità. Finalmente diamo anche quelle che sono le giuste motivazioni anche a chi opera in questo settore, spingendolo a fare sempre meglio, perché le cose buone si possono fare e questa oggi è una testimonianza importante che in una sinergia istituzionale alla fine vengono fuori delle risorse importanti da mettere a disposizione della Questi sono comunità. locali in uso gratuito all'ASP. Sì, questi sono locali che prima facevano parte del centro vaccinale famoso al tempo del Covid, poi sono diventati polo ambulatorio e uffici amministrativi dell'ASP e questa parte inutilizzata abbiamo pensato, insieme al dottore Minniti, alla dottoressa Di Furia, di poterla destinare al 118 che è ubicato presso l'ospedale in locali, diciamo, non propriamente idonei, che avevano bisogno di notevoli lavori, importanti lavori, imponenti lavori.
Qui, diciamo, c'è una situazione più favorevole perché c'è il parcheggio, c'è il piazzale, ci sono tutti i comfort, c'è il comfort alberghiero, Non è c'è al centro del paese, voglio dire, pure. l'ambulanza, voglio dire, può arrivare tranquillamente, possa essere lavata, ed è in una zona, diciamo, dove non dà fastidio a nessuno, non c'è traffico, non c'è niente, quindi di conseguenza è una posizione ideale per quanto riguarda la postazione del 118. E anche gli operatori del 118, stando naturalmente a quello che dicono, sono veramente molto soddisfatti della nuova location che sembra essere sicuramente tra le postazioni più importanti dell'intera regione, più belle e più funzionali dell'intera regione.